Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento con Il mio posto nel mondo, questo progetto del Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia, questa serie di interviste a personaggi del mondo della cultura, dell'economia, della scienza, della tecnologia che si sono distinti nel loro campo e che ci possano aiutare in un qualche modo a dare una chiave di lettura, qualche spunto per interpretare il futuro prossimo in un momento non certo facile, pieno di incognite anche per quel che riguarda l'inserimento nel mercato del lavoro. Oggi ho il grande piacere, davvero il grande piacere, di presentarvi e intervistare Paolo Nespoli. Buon pomeriggio Paolo, grazie per essere qui con noi, davvero grazie. Buon pomeriggio Paolo, un saluto a tutti voi, vi parlo da Houston, dall'altra parte del mondo, ma insomma ci sono con voi. Paolo Nespoli, astronauta italiano, per tre volte nello spazio, tre volte nella Stazione Spaziale Internazionale, è l'astronauta italiano, tra l'altro, che vanta questo primato, è stato per più giorni nella Stazione Spaziale Internazionale, 313 Paolo, se non sbaglio, senza contare le ore, ecco. No, allora è corretto che ho fatto 313 passaggiorni, ma la vita è una continua evoluzione, quindi fino a qualche tempo fa avevo questo record italiano, tra virgolette, ora invece Luca Parmitano nella sua ultima missione mi ha passato, e quindi, ma questa è la vita, è un continuo cambiamento e miglioramento. Godi comunque di un'ottima posizione in questa particolare classifica. Bene, bene. Allora Paolo, intanto grazie per essere qui, grazie per portare la tua testimonianza. Io e Paolo ci siamo sentiti nei giorni scorsi, insomma, in vista di questa intervista abbiamo deciso di darci del tuo, insomma, teniamo fede a questa linea anche nel corso di questa intervista. Ci porta la sua testimonianza della sua vita professionale, ma inevitabilmente anche della sua storia umana, una storia che è fuori dall'ordinario, Paolo, e che davvero può essere un esempio, uno stimolo, se vogliamo, per tante persone, per tanti ragazzi giovani, ma non solo, che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà, perché il cammino per diventare astronauti, insomma, non serve dirlo, ma lo diciamo lo stesso, è pieno di difficoltà. Rappresenta, se vogliamo, soprattutto un sogno che scalda il cuore di milioni di bambini, però per realizzarlo ci vuole una grande determinazione, una grande voglia di superare le difficoltà, perché in pochissimi, quasi nessuno riesce a realizzarlo. Parto solamente da un numero e poi lascio parlare te. Nel 2009, ovvero l'ultima selezione dell'Agenzia Spaziale, 9.000 erano i candidati e alla fine l'ESA ne ha scelti solamente 6. Da dove sei partito, Paolo, e dove questo percorso ti ha portato? Ma allora, la storia è lunga. Io comincerei a dire che è facile guardare il passato e capire che cosa è successo. Non è facile per niente ed è sempre un problema cercare di interpretare e capire il futuro. Nessuno ha ancora questa palla di cristallo dove si può vedere il futuro, quindi possiamo solo pensare, cercare di capire, ma in effetti non è così semplice. E anch'io, quando ero ragazzo, guardavo il mio futuro e non riuscivo a capire cosa fare da grande. Sì, certo, da bambino dicevo: oh, che bello, voglio fare anch'io l'astronauta, voglio andare sulla luna. E la gente mi guardava e mi fa: bravo, bravo, studia che ce la farai. Poi si giravano e chiaramente era un po' un sogno così da impossibile, perché insomma stiamo parlando degli anni 70, c'erano solo qualche astronauta americano, qualche cosmonauta russo e boh, era finita lì. Quindi le probabilità che un ragazzino italiano della provincia riuscisse a fare qualcosa così erano praticamente zero. E quindi niente, sono cresciuto un po' così, con questa idea da un lato, ma dall'altro con questa coscienza che non sarebbe stato possibile ottenere questo sogno, e quindi non c'era neanche modo di provarci, non aveva senso provarci. E quindi niente, insomma, la vita
Ne abbiamo discusso l'altro giorno, Paolo. È una serie di cosa? Di porte che apri, che non apri, di treni che prendi, che non prendi, di azioni che fai, che non fai. È una serie di opportunità che vedi, ti pensi, ah, che bello, sono nel posto giusto al momento giusto. E poi se ci pensi, ti viene da pensare, ma eri lì perché sei stato lì per caso o eri lì perché tutto quello che hai fatto prima ti ha portato lì? Eri lì e hai visto quell'opportunità perché eri pronto a vederla o ti è capitata addosso, ti ha proprio sbattuto addosso? E la vita non è così semplice. Se fosse semplice la eseguiremmo come una formula matematica. Invece è una formula matematica così lunga, con tanti, così tanti parametri che non si può a priori definire. E quindi, e la sua complessità probabilmente rappresenta la sua autentica bellezza, l'essenza della bellezza della vita. Da un lato, proprio perché è così complessa, sì, e indecifrabile. Sì, da un lato sicuramente la complessità aggiunge tutti i caratteri che sono indispensabili per poter fare poi in modo che ognuno delle nostre vite si sviluppi nel suo modo. Dall'altro lato mi rendo conto di come è complesso. Si parla oggi, sento sempre i ragazzi che pensano che quando io ero giovane, quando avevo 18-20 anni, fosse tutto chiaro, ma neanche per idea. Siamo negli anni 70, anni socialmente molto complessi. C'erano delle problematiche politiche, economiche. Il boom dopo la Seconda Guerra Mondiale era finito, c'era questo momento di problematiche sociali non molto dissimile a quello che viviamo oggi, ma forse ancora più forte, e non veramente non si riusciva a capire che cosa fare e come farlo. Questo era un problema serio. Che studente è stato Paolo Nespoli? Paolo? Ma bisognerebbe chiederlo ai miei professori. Io in generale direi che il mio problema era quello, da un lato, di essere abbastanza, tra virgolette, intelligente, nel senso che se c'era una cosa che mi piaceva, facevo pochissima fatica a studiarla, anzi, mi veniva addirittura normale saperne molto di più. Il problema è che non ero disciplinato abbastanza, o non avevo ancora capito che il punto della scuola non è farti studiare le cose che ti piacciono, quelle le studi da solo, è riuscire a darti una metodologia per avere delle conoscenze di base anche e soprattutto nelle cose che non ti piacciono, perché altrimenti non c'hai bisogno della scuola. E il mio problema era questa cosa, era complessa, per cui nelle materie che mi piacevano, la matematica, la fisica, le cose tecniche, eccellevo, nelle altre materie semplicemente così, così interessavano. Non è che non a malapena riuscivo a ottenere quel 6 scarso caso per passarci per il pelo della cosa, ma non mi interessavano. Quindi è consolante per tutti quelli che non hanno tutti 30 lode nel libretto, Paolo. Esatto. Anzi, se devo essere sincero, ero così, in un certo senso, ribelle e insofferente, e non avevo questo caratterino, per cui non avevo problemi a far vedere questa insofferenza rispetto al sistema, perché il sistema si rigirava e mi mordeva, e se devo essere sincero, ho passato gli esami di maturità per un pelino, giusto, perché per una diatriba tra me e il presidente della commissione, non aveva niente a che vedere con la scuola, era più un confronto personale, sono andato vicino per non passare gli esami. Questo per dire... Te la sei rischiata, non ti chiedo con che voto sei uscito. Bassissimo. Glissiamo. Bassissimo, è stata un po' una punizione che il presidente della commissione ha voluto darmi per aver osato sfidare con tutta la mia potenza, tra virgolette, questa commissione pomposa. Ma l'importante non era quello, l'importante era,
era andare avanti, era capire quello che bisognava fare da grandi. E io lì, in effetti, era un momento abbastanza confuso. Tanto è vero che, non sapendo poi veramente cosa fare, cosa poter fare, cosa voler fare, questa famosa palla di cristallo non mi diceva niente, era tutta nebbia in Valpadana. E quindi niente, in questo momento di attesa sono stato chiamato per fare servizio militare. Allora c'era questa cosa e devo dire che qui già estraggo. E questo è un altro aspetto consolante, se vogliamo, Paolo, per tutti quelli che ancora vivono nell'indecisione e non sanno davvero che cosa vogliono autenticamente fare nella vita, perché poi diciamo arrivata la chiamata del servizio militare e poi hai intrapreso quasi senza volerlo una carriera che non avevi mai sognato, almeno in un primo momento della tua vita. E difatti io non ho mai pensato di fare il militare in vita mia, e ho preso questo anno come un anno che, vabbè, ho cercato di andare in un posto dove potevo fare delle esperienze nuove, ho chiesto di andare nei paracadutisti perché ero un tipo abbastanza sportivo, queste cose così. Ma il punto, se devo adesso estrarre delle cose da quel periodo, è che fa bene uscire dal tuo ambiente, dall'ambiente dove sei nato, dalle stesse quattro mura, dove tutti parlano la stessa lingua, dove tutti mangiano le stesse cose, dove tutti guardano a quello che succede e c'è una linea che è considerata lo standard. Ecco, quando tu vai fuori dalla tua culla, vieni confrontato con una serie di altri modi di vedere, di gestire le cose, di imparare, di parlare, di relazionarsi. E questo è un momento importante per quanto mi riguarda. Quindi la prima cosa che consiglierei a tutti quelli che stanno guardando, cercando di capire cosa fare nel futuro, è di fare esperienza, di fare un'esperienza fuori, di fare un'esperienza in un posto dove non si parla la tua lingua, dove tu sei lo straniero, non sei più, non hai più non sei più quello che comanda, non sei più quello che gestisce le cose, sei tu che devi capire, devi interpretare, devi allargare, devi aprire i tuoi orizzonti, capire che a una certa cosa non c'è una risposta univoca, ma ci sono tante risposte. Quindi allargare queste conoscenze per quanto mi riguarda è importante. Quindi direi a tutti quelli che ancora non sanno cosa fare da grandi, cercarsi attorno, di fare esperienze. E un'altra cosa che ho imparato, importantissima, è che non avevo conoscenza dei miei limiti. Io pensavo che certe cose le potessi fare, certe cose non le potessi fare, e quindi che avessi dei limiti, ma di fatto non avevo mai testato questi limiti. E paradossalmente, andando a militare nei paracadutisti, hanno cominciato a spingermi contro quello che io pensavo fossero i miei limiti fisici o psicologici o mentali. E quando arrivavo contro questi muri che io pensavo fossero attorno a me, e non ci avevo mai provato ad andare oltre, perché c'è un muro dove certo. Muri, vedevo che questi erano muri di carta, erano dei limiti che avevo costruito io, che mi avevano detto ci fossero, io non avevo mai osato andare oltre. Quindi questa è un'altra cosa importantissima. Paolo, è in quel momento in cui, diciamo, hai preso consapevolezza del fatto che quei limiti erano superabili ed erano solamente dei muri di carta, che hai ritirato fuori dal cassetto quel sogno che avevi da bambino, ovvero il sogno di diventare astronauta. Com'è che hai maturato questa consapevolezza e com'è che hai iniziato di fatto un percorso che poi ti ha fatto diventare astronauta? Beh, diciamo che la vita è, come dicevo prima, non è una strada dritta, un'autostrada, specialmente le mie sono sempre strade tortuose, in salita, in discesa, destra, sinistra, queste cose così. E a un certo punto di questa esperienza, mentre sostanzialmente ero rimasto militare, ma non perché fosse il mio sogno, ma perché mi trovavo in quel momento, stavo sperimentando, stavo facendo cose, stavo acquisendo
capacità, conoscenza, sia mia personale che l'ambiente, dell'ambiente che mi stava attorno, a un certo punto è ritornato, è risaltato fuori questo sogno da bambino di fare l'astronauta, in un modo un po' strano, se devo essere sincero, alla fine di un'esperienza molto forte, perché nell'ambito di questa esperienza militare a un certo punto mi sono trovato in una operazione di pace in Libano, una cosa molto complessa, una cosa molto che veramente ti scuoteva dal punto di vista fisico, psicologico, emotivo, e alla fine di questa esperienza ho cercato di capire veramente che cosa volevo fare da grande, ed è risaltato fuori questo sogno impossibile, ma oramai avevo 26 anni, oramai avevo capito che quei limiti che avevo da ragazzo veramente non c'erano, che avrei potuto provare a fare altre cose, che certo quello era un sogno impossibile. 26 anni potevi essere in qualche modo considerato, tra virgolette, vecchio per iniziare un percorso come quello che poi ti ha portato a diventare astronauta? Direi di sì, anche perché a quel tempo e ancora oggi più o meno i requisiti per poter rispondere ai bandi di concorso quando vengono fatti sono una laurea tecnica, parlare l'inglese e non ce l'avevi? A questo livello e avere un fisico normale. Ora, io avevo un fisico normale, ma non avevo una laurea, né parlavo inglese e avevo già 26 anni, quindi non sono delle cose che trovi così facilmente. Quindi no, ero vecchio, non vecchio di età, ma certo, certo, ero in ritardo rispetto al treno, all'Intercity che era passato qualche anno prima, e io ero lì ancora alla stazione o ero sul locale che se ne andava pu. E quindi dovevo... Ha perso un treno, ma la tua storia dimostra che poi ne passano altri. E quando è passato il secondo? Quando hai deciso di fatto è stato il momento in cui ho dovuto innanzitutto prendere coscienza, o ho preso coscienza delle mie possibilità. E secondo, è vero, diventare astronauta è un sogno impossibile, ma alla fine come si fanno i sogni impossibili? Svegliandosi, tanto per cominciare, perché se continui a dormire e a sognare va bene, ma non vai da nessuna parte, ti devi svegliare e poi in un certo senso analizzare questo problema. Come faccio a prendere quel treno che è passato due anni fa, che sta andando come un treno davanti a me? Quindi hai lasciato la carriera militare e ti sei iscritto all'università a 26 anni. Piano piano nella vita i sogni impossibili si fanno rompendo questo sogno, spezzettando questa cosa impossibile in piccoli problemini da risolvere, e ogni giorno risolvendo un piccolo problema, problema oggi, un problema domani, arrivi a risolvere il problema grosso. E quindi niente, mi sono iscritto a un'università, ho avuto una bellissima idea di iscrivermi a un'università americana, così avrei preso la laurea, se fossi riuscito a fare tutti i corsi, avrei imparato l'inglese in modo da prendere due piccioni con una fava. Insomma, nel cercare di andare a prendere questo treno, ho cercato di trovare tutte le modalità più veloci possibili. Devo dire che mi sono trovato bene, ho visto la differenza tra me 26 anni, 27, 28 anni, che avevo un obiettivo, cioè quello di laurearmi nel più breve tempo possibile, imparare l'inglese, di acquisire una serie di capacità tecniche e di conoscenze per poter applicare a questo concorso, quindi focalizzato su questa cosa, verso quelli che erano alcuni dei miei, o la maggior parte dei miei, diciamo, compagni di classe, che erano all'università perché non sapevano cosa fare, quindi andavano alla scuola, non andavano, un giorno sì, un giorno no, vabbè, adesso quello. Io invece ci andavo dalla mattina alle 8 alla sera alle 10, facevo i corsi un mulo e serali, tutti e due assieme, perché dovevo infilarci dentro cose. Cioè, era veramente stato un periodo dove io mi alzavo la mattina, andavo all'università, tornavo a casa la notte, dormivo, mi rialzavo la mattina e andavo all'università. Sabato, domenica ero focalizzato in questa cosa.
e paga questo modo di fare le cose, è da un lato pesante, ma dall'altro paga, tanto è vero che sono riuscito a completare un Bachelor of Science, un Master of Science e un Master of Science, che normalmente negli Stati Uniti ci vogliono 6 anni per fare queste cose, sono riuscito a completarli in 4 anni, impazzendo in tutti i modi. Ho imparato l'inglese, anche lì è stato un cinema, perché all'inizio era una cosa impossibile, poi questi parlano, ma insomma alla fine ho imparato l'inglese. Era il classico spaghetti English. Il nostro spaghetti English, ma loro è proprio questo. Sì, il nostro, intendo il nostro. Ho fatto l'università a Brooklyn, quindi vabbè. E quindi sono tornato in Italia, guarda caso, giusto nel momento in cui stavano facendo il primo bando di concorso per il primo astronauta italiano, e quindi c'ho la laurea, parlo inglese, c'ho il fisico normale, vai, facciamo domanda, mi prenderanno di sicuro. E difatti non è proprio andata così, nel senso che sono passato attraverso tutte le selezioni, sono arrivato in fondo molto baldo, molto cosciente, molto pronto, molto quello che è, ma alla fine non hanno selezionato me. Paolo, come ti sei sentito quando quel concorso non è andato a buon fine? Male. Male. Male, nel senso che il senso di delusione era veramente forte, nel senso che per un attimo ci ho quasi creduto nell'ultimo colloquio, un colloquio molto difficile, molto complesso. Meno male che io avevo appena finito il mio master in ingegneria aerospaziale, con tutta la derivazione delle orbite, le meccaniche, le cose eccetera eccetera, e quando mi hanno fatto una domanda su questa cosa, mi sono sentito a casa e li ho massacrati con tutte le formule di tutte le cose. Ho fatto una figura incredibile. Difatti uno dei membri della commissione poi mi ha detto: Nespoli, congratulazioni, lei è stato l'unico che è stato in grado di rispondere a quella domanda. Tutti gli altri 9 candidati hanno un po' boccheggiato, perché era una domanda complessa. Quindi ci credevo, e quando invece hanno preso qualcun altro, ho capito che sapere risolvere le equazioni di terzo grado della dinamica orbitale è importante, ma non sufficiente. Perché poi sei stato selezionato neanche al secondo tentativo, quindi secondo tentativo, altra grande delusione, immagino, come prevedibile, come intuibile, sei stato selezionato al terzo tentativo. Questo lo diciamo per sottolineare anche la caparbietà, la determinazione, la voglia, la passione che ti ha portato a realizzare quello che era il tuo obiettivo, il tuo sogno, andare nello spazio e diventare un astronauta. Questa è una cosa importante, Paolo, che vorrei dire. Quanti anni avevi, Paolo, quando sei stato selezionato? 40 e passa anni. Ma e sei andato nello spazio? Che vorrei dire è che bisogna stare attenti, perché per esempio nel mio caso il sogno di diventare astronauta è veramente un sogno impossibile. Quindi se non sei, tra virgolette, stupido, capisci che le probabilità che questo sogno si realizzi sono molto basse, anzi praticamente nulle, e quindi non puoi vivere la tua vita aspettando di fare l'astronauta, perché molto probabilmente non si realizzerà, ma questo vale per tutti i giorni, no? Quelli che dicono a 18 anni io sarò ricco e famoso per entro 25 anni. Sì, forse, ma non necessariamente. Cosa succede se non succede questa cosa? E lì direi che quello che io ho fatto in questo periodo, in questi 10 anni in cui ho cercato di fare l'astronauta, non era starmene in un angolino e piangere che non riuscivo a fare l'astronauta, era fare una cosa che mi piaceva, cioè fare l'ingegnere. Io volevo fare l'ingegnere. E quindi io lavoravo come ingegnere e mi sentivo realizzato nel lavoro che stavo facendo, perché questo è stata una cosa importante, certo, che poi mi ha portato a essere selezionato come astronauta. Perché nelle selezioni devi far vedere che tu sai fare il tuo lavoro, lo sai fare bene e eccelli nel tuo lavoro. Ma se tu vai a prendere un lavoro
che non ti piace non riuscirà mai a fare queste cose. Quindi è importantissimo capire quali sono le proprie passioni, nel mio caso la tecnologia, l'ingegneria è una passione, quindi capire quali sono le proprie passioni e fare un lavoro in quella direzione. Non c'è niente di meglio che fare un lavoro che è la tua passione, perché qualcuno ti paga per divertirti, perché alla fine ti diverti, non ti rendi conto che passa il tempo, resti in ufficio oltre l'orario, pensi ai progetti, alle cose che devi fare anche dopo l'orario, e questa è la cosa migliore. Non è essere ricchi e famosi, è fare una cosa che ti piace, che ti prende completamente, perché così puoi dare il meglio di te stesso. E io facevo l'ingegnere, mi piaceva il lavoro che stavo facendo, mi divertivo, certo, avrei voluto fare l'astronauta, certo, facevo le domande ai bandi di concorso, ma sarei stato benissimo dove ero e avrei continuato per il resto della mia vita. Questa è un'altra cosa importante da sottolineare. Trovate, capite quali sono le vostre passioni e fatele con passione, non lasciatele perdere, anche se sono cose secondarie, teoricamente. Per esempio, suonare uno strumento, per esempio disegnare, per esempio fotografare, per esempio recitare, per esempio fare roccia, sci, giocare a golf, qualsiasi cosa, fare l'uncinetto. Perché nel momento in cui la vita ti presenta un bivio e passa quel famoso treno e sei coltivato una passione e continuato a farlo, in qualche modo riesci a farti trovare pronto. Se non lo hai fatto, alla fine quel treno rischi di perderlo poi quando passa. E, Paolo, poi sei riuscito a entrare nell'ESA, di fatto diventare astronauta, ma non subito, diciamo, ovviamente. Sei partito per lo spazio perché c'è stato un training, una preparazione che non è durata un anno, non è durata due, non è durata cinque, è durata all'incirca 10 anni, 10 anni di formazione per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Sì, è sempre parte di quella strada che dicevo io, la strada della mia vita non è mai lineare, è sempre una strada così. Tra l'altro scherzo continuamente che la mia strada è in salita sia all'andata che al ritorno, non so perché, cos'è questa storia che è sempre in salita. In effetti, una volta selezionato come astronauta, che bello, selezionato come astronauta, ma la strada era ancora da fare, perché selezionato astronauta, finché non voli nello spazio non sei un astronauta. E anche lì la vita è complessa, ci sono quelli che vengono selezionati e il giorno dopo volano, quelli che vengono selezionati e non volano per 10 anni o per 15. Per cui niente, io ero nel mezzo di questa cosa, ero da un lato, facevo un lavoro che mi piaceva, qui alla NASA, da ingegnere, come astronauta, in addestramento, dall'altro questa assegnazione non arrivava mai, perché c'è stato un incidente dello shuttle, c'erano delle priorità diverse, c'era una modalità di selezione diversa, il fatto che io fossi straniero nell'ambito del corpo astronauti della NASA sicuramente non giocava a mio favore, insomma c'erano tutta una serie di cose, ma anche lì nella vita uno deve guardare e continuare ad andare avanti, guardare l'obiettivo e in nome di quell'obiettivo andare avanti e continuare e quindi 10 anni dopo o 9 anni dopo, a dire la verità, finalmente sono riuscito a tra virgolette coronare il mio sogno. Anzi, se devo essere sincero, no, il mio sogno di bambino, quello di volare sulla Luna e di guidare la rover, la Jeep lunare, ancora non l'ho completamente realizzato. Sei ancora in tempo. Sono ancora in tempo, infatti. Sono riuscito ad andare nello spazio e quindi niente, ho fatto questa missione sullo shuttle. Per un astronauta volare sullo shuttle allora era una delle cose più incredibili che potevano succedere, una missione complessa, interessante, 15 giorni in orbita e niente, sono tornato contentissimo di aver realizzato questo sogno e ora continuiamo a fare l'astronauta in questa carriera e aspettavo di essere riselezionato ancora per una nuova missione.
che è rivenuta qualche anno dopo, ma questa volta cambiando completamente i parametri, nel senso che mi ero addestrato per 10 anni alla NASA per volare sullo shuttle mi sono trovato a invece dover andare in Russia e ricominciare da capo con un altro veicolo, un altro metodo di addestramento, un altro sistema. Ma insomma, la vita è anche questo, sono dei cambiamenti. Da astronauta a cosmonauta. Avrei potuto dire no, guardi, no, in Russia, imparare il russo, imparare un'altra navicella, no, basta, alla fine ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto. E invece ho accettato questa nuova sfida e sono andato. Paolo, mi dai là per un altro tipo di riflessione, perché quello che ci racconti ci dà un po' la misura, anche se è abbastanza intuibile, di quanto sia un lavoro che richiede una grande velocità di adattamento ad ogni situazione, abilità nel gestire le situazioni anomale come le emergenze, ad esempio. Ed è un discorso, questo, anche se con parametri molto diversi, stanno facendo molte aziende, soprattutto in questo periodo, perché quello che viene richiesto ai giovani lavoratori è avere una grande capacità di gestire, se vogliamo, il cambiamento, unita all'agilità di apprendimento, quelli che se ne intendono chiamano learning agility. In che modo, diciamo, l'esperienza di astronauta può, la tua esperienza, diciamo, nel tuo lavoro può ispirare, i ragazzi e le persone che si accostano al mondo del lavoro ad acquisire questo tipo di qualità. Sì, È una cosa che si acquisisce innanzitutto? È qualcosa che si può acquisire o è qualcosa di innato? Beh, direi che la flessibilità è una delle caratteristiche che noi esseri umani abbiamo. Siamo flessibili e siamo capaci quando vogliamo di fare delle cose impossibili. Basta guardare, che ne so, un atleta olimpionico che cerca di fare un record, sta facendo una cosa assolutamente impossibile. Eppure le facciamo, eppure come esseri umani siamo pronti a, da un lato, capire che la vita non è statica, la vita è un cambiamento continuo. Se tu resti fermo nella vita, qualche migliaio d'anni dopo ti ritroveranno fossilizzato come un dinosauro, perché quelli che stanno fermi, le persone e le aziende, sono in procinto di morire. Perché il cambiamento è normale, il cambiamento è, basta guardare, che ne so, se tu non sai, non, se non sappiamo in grado di gestire i cellulari, i computer, le cose, oggi se sei fermo a 30 anni fa, non vai da nessuna parte, no? Quindi il cambiamento è importantissimo, quindi la flessibilità è esattamente importante, il dover sempre imparare qualcosa. È una delle cose veramente importanti sulle quali direi bisogna focalizzarsi, continuare a mantenere la base di conoscenze, ecco, e non si riescono a fare le cose se non si hanno delle conoscenze di base. Questo è una cosa che ogni tanto ci dimentichiamo, che saltiamo a piedi pari dentro qualcosa che vogliamo fare e non capiamo che non ne abbiamo le conoscenze. Quindi la conoscenza è importantissima, l'educazione è importantissima. Sopra quello va messo l'analisi di quello che sta attorno, va acquisita il fatto che bisogna cambiare. E un'altra cosa importante è il fatto che nel cambiamento ci stanno tutta una serie di cose, come per esempio quello che gli americani chiamano il think out of the box, pensa a cose diverse che non sono standard, perché quelli che pensano a cose diverse sicuramente sbagliano moltissimo, fanno delle cose che non andranno da nessuna parte, ma ogni tanto qualcuna di queste cose risolve una situazione che fino allora non è stata risolta. E questa è una cosa importante, cioè l'essere disrupted, il capire, provare a fare delle cose nuove è importantissimo, così come accettare il fatto che quando si fanno delle cose nuove si faranno degli errori, è inevitabile fare degli errori, perché o sei un genio dove
sai che cosa fare, o altrimenti provi, no? Come fa un bambino a imparare a camminare? Prova, cade, 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 cade e ricade un'altra volta e non si ferma, si rialza e ricade e continua finché trova il modo di gestire questo equilibrio un po' strano, e poi piano piano cammina, e oggi noi camminiamo tutti ed è assolutamente normale, ma non è così. Eppure Paolo... È imparare dagli errori e provare, cambiare, imparare dagli errori e andare avanti. Eppure Paolo, abbiamo un sistema scolastico, ma non è un problema solamente italiano, che in qualche modo demonizza l'errore, non è mai visto come un momento potenzialmente costruttivo. Mi viene da pensare, e insomma, ho la persona più giusta con cui parlarne, a Elon Musk, no? È un grande esempio in questo senso, perché prima di scombinare tutti gli schemi facendo una cosa che si pensava potesse fare solamente la NASA, ovvero mandare una capsula sullo spazio, è andato incontro a una serie di errori. Tanto che si è pensato a un certo punto che SpaceX si trasformasse in un gigantesco bluff. L'ultimo razzo esploso in aria risale lo scorso gennaio, se non ricordo male, no? Eppure poi sappiamo com'è andata la storia, sappiamo che successo ha avuto SpaceX mandando sulla Stazione Spaziale Internazionale, un luogo che conosci molto bene, una capsula con a bordo due astronauti, la prima azienda privata di fatto che ce la fa, aprendo scenari che difficilmente possiamo immaginare. Forse tu fai meno fatica di noi, ma quello che voglio dire è che un personaggio così discusso e che rappresenta sicuramente un punto di riferimento molto ispirato, un genio come Elon Musk, ha fatto tesoro dei propri errori e è riuscito a trasformarli in un successo di fatto, almeno stando a quello che abbiamo visto fino a questo momento con SpaceX. Ma la storia di Elon Musk è veramente una storia interessante, perché fa vedere come ogni tanto ci siano delle persone così focalizzate, così capaci, che è un po', come dicono gli inglesi, self-centered, se devo essere sincero. Elon Musk è un tipo particolare da prendere con le pinze, ho avuto l'occasione di conoscerlo, di parlargli, e devo dire che non è normale, detto fra di noi. Ma bisogna non essere normale per inventarsi PayPal quando sei all'università, venderlo, fare qualche miliardo di dollari e poi decidere invece di andarsene a vivere tranquillamente per il resto della sua vita in uno yacht a bere tequila, a investirli per fare quello che voleva fare, un'auto elettrica, un razzo per andare su Marte e una casa assolutamente autonoma, e si è messo in queste cose. E non è stato rischiando tra l'altro più volte il crack finanziario, Paolo, da super ricco a super povero, insomma, si è mancato poco. Più volte sull'orlo del fallimento e quindi ha rischiato personalmente cosa. Ma questa è una delle cose che è esattamente importante, che quelli che vogliono fare le cose rischiano personalmente, cioè ci devono mettere, ci mettono di solito il loro animo, la loro corpo, la loro energia. E Elon Musk è uno di quelli che ha deciso: voglio andare a morire su Marte. Come faccio ad andare a morire su Marte? Vabbè, sviluppiamo un razzo, ce lo facciamo. Sicuramente non si può disegnare un razzo subito per andare su Marte, abbiamo bisogno di soldi, costruiamo un commercio, turismo spaziale, parliamo con l'agenzia spaziale alla NASA, facciamo in modo di coinvolgere i politici perché ci diano dei contratti per portare materiale sulla stazione, sconvolgere completamente tutto il sistema che fino adesso è stato gestito dalle grandi agenzie spaziali. Insomma, ha fatto delle cose veramente incredibili, e se da un lato Elon Musk è incredibile, dall'altro ci sono tante di queste persone al mondo che fanno questo lavoro. Parlo di Elon Musk, di Jeff Bezos, parlo di Steve Jobs, parlo di Bill Gates, parlo di gente che hanno fatto delle cose che hanno cambiato la vita di tutti, e tutti noi abbiamo questa possibilità. Dobbiamo trovare il modo, dobbiamo essere
consistenti, dobbiamo capire che ci sono delle cose che possiamo fare e dobbiamo trovare le energie per farlo. Non abbiamo questa palla di cristallo, ma abbiamo una volontà e dobbiamo veramente prendere questa nostra volontà e metterla al servizio di quello che vogliamo fare. Capire che le cose impossibili si possono fare, capire che sogni impossibili si possono avere, ma ripeto, come ho detto prima, come ha fatto Elon Musk, bisogna svegliarsi, essere in grado di rischiare e metterci tutto in questo sogno futuro. Come ha fatto Elon Musk e come hai fatto tu, Paolo, realizzando, diciamo, il sogno che avevi da bambino, andando nello spazio e spendendo 313 giorni della tua vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. Paolo, grazie davvero per la tua testimonianza, insomma ci hai fatto capire quanto sia importante fare tesoro dei nostri errori, quanto sia normale sbagliare in qualche modo nella nostra vita, anche intraprendere un percorso senza portarlo a termine per poi cambiare idea e cercare di inseguire un sogno, una passione, realizzando per l'appunto i sogni che avevamo nel cassetto. Grazie davvero a Paolo Nespoli, grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Io mi aspetto che tra qualche anno, Paolo, rifaremo un'altra volta questa cosa con qualcuno dei vostri studenti, con qualcuno che oggi non sono lì che guardano questa palla di cristallo e non sanno dove andranno, qualcuno che si è focalizzato e che poi in futuro ci cambierà la vita. Quindi faremo questa cosa con qualcuno di voi, ci diamo l'appuntamento in futuro, sono sicuro che arriveremo. Stabilire un obiettivo, alimentare una passione, non è sempre facile, una stagione in cui il tempo per giocare si comprime un po' e si comincia a fare davvero sul serio. Ma speriamo nel nostro piccolo di aver contribuito a dare, se non altro, qualche spunto con questa chiacchierata. Grazie davvero ancora e l'appuntamento con tutti i ragazzi e le ragazze di Ca' Foscari alla prossima intervista del mio posto nel mondo. Grazie per averci seguito. Ci vediamo su Marte, ciao. Bell'augurio, grazie Paolo. Ciao a tutti. Ciao.